Il 28 settembre 1969, un meteorite del peso di un ciclomotore cadde sulla cittadina di Murchison, in Australia. I residenti che ricordano l'incidente raccontano che per la città si diffuse un odore strano e sgradevole. Ora, quasi 50 anni dopo, gli scienziati sono riusciti a scoprire da dove proveniva l'odore insolito. Ehi, non guardarmi! Il meteorite era ricoperto di polvere e di stelle e grani solari formatisi in circa 7 miliardi di anni. L'odore sgradevole proveniva da una sostanza più antica del nostro pianeta e persino del nostro Sole di 3 miliardi di anni. Molto prima che si formasse il nostro sistema solare, questo asteroide ha volato attraverso le vaste distese dello spazio. A circa 2 miliardi di anni del suo viaggio, il meteorite è stato ricoperto dalla polvere delle stelle spente. Dopo altri 5 miliardi di anni di deriva, è arrivato a provocare questo scenario sulla Terra. Nel 2020 sono stati scoperti fossili di un embrione di tirannosauro, che ha permesso agli scienziati di scoprire meglio come fosse questa bestia feroce da piccola. Hanno scoperto che i T-Rex avevano all'incirca le dimensioni di un chihuahua alla nascita. Il cucciolo di dinosauro non aveva niente a che fare con quello che sarebbe diventato dopo. Aveva una coda lunga e sulle mascelle aveva dentini minuscoli. È probabile che usasse queste minuscole lamette da barba per cacciare insetti e piccole lucertole, finché non diventava grande. Nella crescita i dentini sono caduti e sono stati sostituiti da quelli che vediamo nei film e nei musei, delle dimensioni di una mano umana. La scoperta dell'embrione ha anche aiutato i ricercatori a calcolare che l'uovo di tirannosauro aveva all'incirca le dimensioni di una palla da rugby. Nel novembre 2018, un robot geologico della NASA è atterrato sulla superficie di Marte. Uno dei suoi obiettivi era indagare sull'attività sismica del pianeta rosso e trasmettere i dati alla Terra. Per i primi mesi il robot non ha registrato nulla di insolito, ma nell'aprile 2019 ha registrato il suo primo terremoto, o più precisamente il terremoto di Marte. Sulla Terra, la superficie del pianeta spesso trema a causa del lento movimento delle placche tettoniche. La tensione si accumula nella crosta e il suo rilascio improvviso provoca un terremoto. Marte non presenta movimenti di placche, quindi il terremoto ha costituito un vero mistero per gli scienziati. Nel 2020 il geologo robot ha fatto la sua scoperta più entusiasmante. Ha scoperto che Marte stava cantando. Per ragioni sconosciute, il pianeta rosso emette un suono a bassa frequenza. Nessuno sa se questo suono e il terremoto di Marte siano correlati, ma nessuno dei due fenomeni è facilmente spiegabile dagli scienziati. Nelle ossa di dinosauro che hanno diverse decine di milioni di anni, gli scienziati hanno trovato strutture cellulari e persino indizi dell'intero DNA. Il DNA è un codice biologico che contiene informazioni sulla struttura degli organismi viventi. Nel 2020 gli scienziati sono più vicini che mai alla scoperta del codice dei dinosauri, che potrebbe fornire molte informazioni sconosciute su questi meravigliosi animali estinti. Le ossa appartengono al cranio di un dinosauro mangiapiante vissuto circa 70 milioni di anni fa. All'interno di questi fossili gli scienziati hanno trovato qualcosa che assomiglia a cellule, congelate nel tempo. Potrebbero persino trovare le strutture in cui è immagazzinato il DNA usando un potente microscopio. Non abbiamo conoscenze specifiche sul codice genetico dei dinosauri, quindi questa è un'enorme scoperta. Gli scienziati non cercano di estrarre il DNA dalle cellule perché potrebbe danneggiare il raro esemplare. C'è molto lavoro da fare, ma se i ricercatori riescono a ottenere un campione significativo di DNA, potrebbe essere possibile ricreare parzialmente o completamente un dinosauro. E ci si potrebbe fare un bel film o qualcosa del genere. Abbiamo anche scoperto una specie sconosciuta di mammifero nel 2020. I ricercatori l'hanno definita una bestia pazza e non è simile a nessun altro animale che conosciamo. Viveva sull'isola del Madagascar circa 66 milioni di anni fa e sembrava un po' un opossum o un tasso. Sul muso aveva più buchi di qualsiasi mammifero conosciuto, il che significa che probabilmente l'animale aveva un muso e dei baffi estremamente sensibili. I denti di questa strana creatura sono unici, con una struttura diversa da qualsiasi altro animale. Aveva anche più vertebre nella colonna vertebrale di qualsiasi altro mammifero di quel tempo. Nel complesso, questa sorprendente scoperta potrebbe aiutarci a conoscere molto di più sull'evoluzione dei mammiferi. Gli astronomi hanno scoperto un fenomeno sconosciuto nelle profondità dello spazio profondo. Si chiama circuito radiodispari e consiste in strane macchie nello spazio lontano che brillano e formano cerchi quasi perfetti. Gli scienziati non sanno spiegare l'origine di queste strane cose. L'ipotesi originale era che questi circuiti radio fossero i resti di una supernova,
nuvole di detriti apparse dopo l'esplosione della stella. Ma poi si è scoperto che sono troppo distanti dalle stelle, quindi non può essere così. Gli scienziati hanno confutato la teoria secondo cui questi circuiti siano normali emissioni radio comunemente osservate nello spazio. Ad ora non abbiamo ancora nessuna spiegazione su questi vasti oggetti astronomici. Ne sono stati osservati solo 4 dalla prima scoperta nel 2019, quindi è probabile che servirà parecchio tempo per risolvere questo mistero. Sul lato opposto della Luna è stata scoperta una strana sostanza. Formaggio verde? No. I ricercatori hanno trovato immagini degli oggetti nelle foto ricevute dal rover lunare, scattate vicino a un cratere. L'immagine mostra pietre insolite che sembrano cristalli verde scuro. Questa sostanza potrebbe essere il vetro che è apparso a seguito di eruzioni vulcaniche molto tempo fa, ma nessuno può affermarlo con certezza. La qualità dell'immagine è scarsa e sarebbe difficile studiarne la sostanza di persona, per ovvi motivi. Questa scoperta e ulteriori ricerche potrebbero aiutarci a saperne di più sull'origine della Luna nei prossimi anni. Un team di scienziati ha scoperto un'insolita sostanza gassosa nell'atmosfera di Venere. I resti chimici della fosfina, un gas che si trova sulla Terra nelle vicinanze di certi tipi di microbi. Una traccia di fosfina su Venere offre una piccola speranza che ci possa essere vita su questo pianeta, il che è sorprendente perché le condizioni di Venere sono simili a quelle all'interno della bocca dei vulcani. Ci sono temperature incredibili e la superficie del pianeta è sottoposta a una notevole pressione. Nel cielo venusiano, tra le nuvole, le condizioni sono meno severe, quindi l'esistenza di microbi è più probabile. Questa scoperta potrebbe significare che c'è altra vita nel sistema solare. Alla fine del 2020 avresti potuto assistere ad un evento incredibilmente raro nel cielo notturno, l'allineamento di Giove e Saturno. I due pianeti più grandi del nostro sistema solare sono a centinaia di milioni di chilometri di distanza l'uno dall'altro, ma per poco, il 21 dicembre, si sono allineati perfettamente con la Terra. I pianeti si allineano così circa ogni 20 anni, ma l'ultima volta che Saturno è stato così vicino a Giove è stato 400 anni fa. Questo incredibile evento era visibile solo con il cielo sereno e se te lo sei perso potresti trovarne le registrazioni su internet. Immagina di aver studiato per 2 decenni una stella lontana da un'altra galassia a circa 75 milioni di anni luce di distanza. Una stella così calda che risplende di una bellissima luce blu, e la sua luce è 2 milioni di volte più luminosa del Sole. Poi un giorno è semplicemente scomparsa. La vita di stelle come questa di solito finisce con un'enorme e brillante esplosione. In questo caso però gli astronomi si sono semplicemente accorti che non riuscivano più a trovarla. È come se la stella non fosse mai esistita. Una teoria è che collassò immediatamente in un buco nero senza prima esplodere in una supernova. Se è quello che è successo, sarà il primo caso mai osservato per una stella così grande. È anche possibile che la stella si sia oscurata e sia stata ricoperta da una nuvola di polvere di stelle. Gli scienziati non conoscono la risposta esatta, ma probabilmente scopriremo tra qualche decennio se la stella riapparirà improvvisamente. I pipistrelli usano l'ecolocalizzazione per la caccia. Lo fanno emettendo un click per diffondere un'onda ultrasonica e ascoltando attentamente. Se l'onda si scontra con qualcosa, ritorna indietro e il pipistrello può dire quanto è grande l'oggetto e quanto è lontano. Funziona come il sonar su sottomarini e navi. Questa tecnica unica è un grosso problema per le prede dei pipistrelli come falene e farfalle. Nel 2020 gli scienziati hanno scoperto 2 incredibili specie di falene che hanno trovato un modo geniale per nascondersi dalle onde sonore dei pipistrelli. Le ali della falena sono ricoperte da una pelliccia speciale che ammorbidisce la collisione con il suono, come una schiuma acustica che riduce il rumore. Hanno anche squame a forma di forchetta che ostacolano ancora di più l'ecolocalizzazione del pipistrello. Diverse migliaia di queste squame sulle loro ali riducono l'energia acustica del suono. L'onda debole ritorna al pipistrello, che semplicemente non se ne accorge. Questa scoperta potrebbe aiutarci a creare un nanomateriale utile che può essere incollato sul muro per assorbire il suono. Potrebbe essere 10 volte più efficiente dei soliti materiali per ridurre il rumore installati negli edifici residenziali e negli uffici. Potrebbe essere un'altra straordinaria invenzione creata copiando la natura. Su una collina in Perù è stata rinvenuta l'enorme immagine di un gatto di 36 metri. È un antico geoglifo che inizialmente era davvero difficile da vedere. Col lavoro degli specialisti è stata finalmente resa più visibile nel 2020.
Questo gatto è l'ultima scoperta di un misterioso gruppo di geoglifi di animali enormi, chiamato Linee di Nazca. Gli archeologi dicono che il disegno è stato realizzato tra il 200 e il 100 a.C. Come e perché sia stato fatto è un mistero. Ecco, gattino gattino.